ciao ragazzi dalle Sister sul web! Come vedete oggi siamo in una location diversa della mia cucina perché andremo a fare un video che avete votato in tantissime e in tantissimi su Instagram riguardante appunto la tipologia di video assaggi e vi avevamo chiesto se volevate vedere per primo il video assaggio della pasta con la Nutella oppure il video assaggio della pizza con l'ananas, e avete votato veramente in maniera super, come si dice, esponenziale di vedere i video assaggi della pasta con la Nutella. E quindi eccoci qua per assaggiare la pasta con la Nutella. Abbiamo deciso come formato di pasta. Prego Federica. Prendiamo le linguine. Perché? Gli spaghetti. Perché noi facciamo gli assaggi gourmet. Certo. Con le linguine. Dopodiché ci servirà per fare questa ricetta della Nutella. Che abbiamo preso qui i serpentoni di Nutella. Perché a te c'era il barattolone quello tipo così, ma... No, quello grande, non c'è una via di mezzo. No, dato che devo prendere l'aereo a breve, non vorrei che poi dopo non trovo il posto a sedere con tutta la Nutella. Guarda, penso se ti mangi tutta la Nutella non ci arriva più. Proprio ci muori in diretta. Ci servirà della granella di nocciole, proprio perché è gourmet. Ma mettere sopra a mo' di parmesan. Di parmigiano, quindi io direi di spostarci nella parte della... Venite con noi, venite, 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 venite. Eccoci qua spostate nella parte dei fornelli, ci sono io e c'è anche Carlotta. Ci servirà un pentolino, che io ho preso quei punti del supermercato, dove andremo ad apporre della acqua dolce. Ovviamente trattandosi di un video assaggi, di un qualche cosa che potrebbe essere buona, come potrebbe anche non essere buona, con Federica abbiamo deciso di fare proprio un assaggio e quindi di mettere poca pasta, giusto così per dare un'idea e per evitare gli sprechi. Andiamo ad accendere il gas. Ecco, sbagliato. Brava. Aspettiamo che vada in bollore l'acqua. Allora, una cosa che ci siamo scordate è che se volete potete mettere invece naturalmente del sale un cucchiaino di zucchero nell'acqua. Noi non abbiamo messo niente. Adesso scopriremo se Carlotta aveva ragione però. Di che cosa? Perché forse il pentolino è troppo piccolo. Guarda che io mi sbaglio, è molto difficile. Ma è arrivato il momento, vai! In piatta! Vediamo se riusciamo a... In teoria col calore degli spaghetti la Nutella si dovrebbe... Oddio, guarda come si è... Oddio, lo sai, a vederlo così non è per niente invitante, Ma l'odore sì però, Ah, l'odore sì, sembra quello delle crepe. È vero. Ah, buono. Allora, aspettate perché poi ci va... Che profumo. Il profumo è buonissimo. È quello delle crepe. Mamma mia. Ci va il tocco di classe. Vai, io proprio lo fai il nido, però tu mi hai sabotato. Sì, il nido. Derone. Vai. Andiamo a metterci sopra la granella di nocciole. Adagiata proprio con questa grazia e leggiadrina. Anche a vederla così non è per niente invitante. A vederla no, però l'odore è buono, sembra quello delle crepe. Vai. Ma tu ci sei? Aspetta con la rotola di mano. Oh, non riesco a rotolare gli spaghetti. No, sono viscidi. È inquietantissimo. Io, guarda, mi sa che... Are you ready? 3, 2, 1. Che dici? Ti dirò, quando ho assaggiato la pasta così a forchettata mi ha un po' disgustato. Invece quando ho assaggiato la singola linguina, meglio, diciamo, non è proprio malvagio il sapore, perché può essere quello delle crepe con la Nutella, però ecco, giusto sì per fare un video. Vediamo, c'è un ospite che ci sta disturbando. Non ti... Forse calde erano più buone, si sono freddate subito, quindi hanno assunto un sapore un po' particolare. Sì, anche il formato di pasta così viscido, magari era meglio la pennetta.
netta, secondo me. Una pasta rigata. Sì. Ti dirò, allora, il sapore della singola linguina con la Nutella e la granella di nocciola non è cattivo, perché, ripeto, è come quello della crepe. L'odore è l'odore, sì, profuma tantissimo di crepe alla Nutella. È buono. È il sapore anche del pane con la Nutella, insomma, non è che è un sapore strano. Però forse se ci avessimo messo un po' di zucchero dentro all'acqua veniva meglio. No, secondo me è il formato di pasta e il fatto che non è freddo, quindi a contatto, non lo so, io poi su queste cose sono un po' strana. Vabbè, quindi è un piatto che usi un po' diverso dal solito, dai, però non è, sì, non è malaccio. Adesso vi lanciamo questa sfida, volete vedere anche un assaggio di pasta, non si sa che formato, con la pan di stelle invece che con la Nutella? Scrivetecelo qua sotto in un commentone. Un commentone qui sotto. E niente, quindi basta. Anche oggi abbiamo fatto il video assaggi. Abbiamo portato del sano trash sul web. Anche oggi siamo state web. Anche oggi. Noi quindi vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio, un grande abbraccio. E noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!